lasciano in bocca il gusto del sale, i buchi dell'acqua mi lascia guardarti e rimango da solo nella gabbia del sole. La Vespa, la beneficenza è un calendario, tutti insieme per donare un sorriso ai bambini dell'ospedale. Allora, ovviamente siamo felici di regalare non solo un sorriso, ma tutto il calore che meritano, che è incommensurabile. E poi sarà un anno colorito, quello che ci vede scorrere tra le pagine di questo calendario. E io devo fare i miei complimenti agli ideatori di questa idea. Sagona, Filippo è lui, arrestatelo. Meriterebbe proprio un'onoreficenza, ma non che lo facciamo diventare onorevole, per favore, perché sennò lo arrestano vero, siamo a cura? Tu sei particolarmente legato alla Vespa, sei arrivato con una Vespa. Io sono arrivato con una Vespa con l'assicurazione pagata, ci tengo a dirlo, vedi, e la revisione pure. Il calendario si può acquistare oggi durante la presentazione e la conferenza stampa, uscirà in allegato con il giornale di Sicilia lunedì 27 novembre. Un calendario di 12 mesi con delle novità, con dei mesi in qualche modo in aggiunta, perché saranno ben 18 gli scatti che vi accompagneranno per tutto il 2018. Il costo? Il costo è di 10 euro, incluso il quotidiano. Da piccolo, essendo teledipendente, guardavo film in bianco e nero. Loro raccontavano di un'Italia che risorgeva nel 1946 e nel 1946 è nata appunto la Vespa. Quindi abbiamo utilizzato noi del Vittina Vespa questo mezzo di locomozione come mezzo di comunicazione proprio per raccontare della cultura e del territorio palermitano. Un anno ci siamo inventati lo street food, quindi i mercati rionali, un altro anno i bambini di etnia diversa per raccontare del nuovo volto di Palermo, un altro anno la legalità, quindi abbiamo usato magistrati e avvocati di Palermo, quindi i vecchi eroi, e i nuovi eroi che sono anche i cabarettisti, perché anche loro quest'anno hanno contribuito con la loro solidarietà e con la loro immagine a portare il colore e la luce ad una Palermo che sta sempre più rinascendo. Quindi il collezionismo fatto per cultura, questo è un collezionismo ad alto livello, proprio perché noi riusciamo ad andare anche oltre la Sicilia, oltre l'Italia, siamo a livello internazionale abbastanza conosciuti come museo e come collezione. Il museo si trova esattamente, siamo in fase di allestimento e si trova a Palermo, a pochi metri dal Teatro Massimo, siamo in pieno via Macheda, quindi la nuova Rambla palermitana, e quindi in questo salotto voi troverete il museo Vittina Vespa, che è l'unico, ricordiamo, del centro sud Italia, e ha la caratteristica proprio di avere dei pezzi realmente particolari. Sarà di prossima apertura perché attualmente siamo ancora in fase di allestimento. Noi siamo sempre alla ricerca di volontari, chiunque voglia approcciarsi al volontariato ci può contattare tramite la nostra pagina Facebook Regalami un Sorriso Palermo, c'è un sole con un arcobaleno come simbolo, ci contatta tramite Facebook e noi facciamo fare una prova per vedere se piacciamo o se piace quello che facciamo, e poi possono diventare dei volontari così come facciamo noi. Noi facciamo qualcosa di un po' diverso, noi andiamo lì, io mi vesto spesso da supereroe, ci sono principesse, non difficilmente qualcuno si veste da clown, però andiamo lì, ci divertiamo noi prima e poi i bambini sicuramente. La Vespa è nata in Sicilia, difatti non è vero che c'è il famoso detto, qual è la canzone siciliana? Vittina Vespa sopra un cannone, meglio di così, Vespa. Quest'anno tu sei all'interno del calendario testimonial per il mese di ottobre. Giustamente il mese di ottobre, sono nato a ottobre. Quindi è il mio segno, il segno più bello del mondo, la bilancia. Forza ragazzi, con la bilancia.